è morto facendo ciò che amava di più, volare, planare sulle vette più alte d'Europa. Lui era Mark Shapton, l'ex militare dell'esercito britannico che alle Olimpiadi di Londra 2012 si era paracadutato nello stadio vestito da James Bond. Famoso per aver fatto la controfigura di 007, è morto ieri in Svizzera mentre praticava il wingsuit, un lancio con una tuta alare che permette di planare a lungo prima di atterrare con un paracadute. Si è schiantato contro la roccia e è morto sul colpo. I motivi dello schianto sono ancora ignoti. Un possibile malore in volo, un malfunzionamento del paracadute. Shapton era famoso per registrare le sue pericolosissime imprese. Ora l'intero web è alla ricerca dell'ultimo filmato, quello che racconterebbe passo passo quello che è successo a Mark prima dello schianto. L'intera Gran Bretagna piange non soltanto un compaesano, ma anche un eroe che a modo suo ha addirittura strabiliato la regina Elisabetta.